E ora dietro le quinte di Sanremo per trovare un po' di Verona, ecco chi ha messo le mani nei capelli di cantanti e ospiti. Che cosa hanno in comune la criniera di Simone Cristicchi e i boccoli di Malika Ayan? La creatività di una parrucchiera veronese. Franca Falezza, 44 anni, di cui 30 passati con le forbici in mano, era fra i 15 coiffeur ruolati per mettere in piega gli ospiti del Festival di Sanremo. Solo per aver messo le mani addosso a Marco Mengoni avrà destato l'invidia di tutte le spettatrici del Festival. Dio, Marco è una persona dolcissima, sensibilissima, Marco è un sogno. Che clima c'è in quelle 5 giorni? È un clima che è estremamente frenetico perché si parte dalla mattina alle 9 e si finisce circa alle 2 alle 3 di notte. Chi era il più esigente? Posso dire chi era la più ansiosa forse, Malika Ayan. Lei l'ha proprio vissuto con molta ansia, cioè con molto... Non è venuta la tentazione di farla tornare mora? Sì, tantissimo. La Letizietto forse era la più... esigente, anche se non l'ho pettinata io perché lei aveva il suo staff, però vedendola era abbastanza severa anche. Da Manuela Arcuri fino alla Thatcher, a Verona per la prima della Ida in Arena, Franca Falezza ha pettinato teste coronate e stelle nostrane, ma c'è un settore in cui non si avventurerebbe mai. E qualche politico? Magari taglierei i capelli, che ne so, a Beppe Grillo, o magari aggiungerei qualche capello in più a Silvio, che però non me ne intendo di politica, non saprei. Diamo la linea alla regia, ci vediamo tra poco per altre notizie e altri servizi.